Buongiorno, benvenuti o bentornati nel penultimo vlog, almeno di quest'anno. Anzi, questo è l'ultimo vlog del 2021, ufficialmente, perché poi quello di domani, che è il 31, lo caricherò l'1, quindi saremo già nel 2022, che, sapendo che il 22 è il mio numero fortunato, lo sapete, spero sia un anno altrettanto fortunato. Non ci resta che vivere e stare a vedere. Comunque, sono le 2 perché stamattina sono andata già in palestra, ho fatto tutto quello che dovevo fare, c'era un traffico di Cristo per tornare. Quindi sono tornata un po' tardi, mi sto preparando il pranzo. Qua in realtà mia madre ha scongelato già la lasagna da cuocere per domani, anche se a quanto ho capito siamo solo io e lei. Io però devo fare il mio piatto coreano, quindi non so chi se la mangerà. Comunque, sto facendo un po' di dieta detox oggi, quindi zucchine lesse. Sto utilizzando per la mia prima volta la cuociriso e spero di averla fatta bene, non lo so, staremo a vedere. In teoria, da quello che ho capito, quando si accende questa lucina dovrebbe essere pronto. È comodo sostanzialmente perché lo tenete lì, quindi spero di aver fatto tutto bene. Detto ciò, quindi adesso pranzo e poi vi dico un po' quello che volevo fare oggi. Tra le tante cose, perché in realtà dovrei mettermi a fare dei lavori. Volevo anche registrare un mini video su make-up barra reel per Instagram con un make-up tema Capodanno, anche se insomma penso nessuno lo utilizzerà, a meno che non vogliate stare a casa. Ma sapete che vi dico? Non mi è andata proprio male. Il riso sembra cotto bene, ve lo dico subito. Sì, forse un po' troppo muscetto. Devo dosare meglio l'acqua. Poi qui ci sono i miei ceci. E via. Sto editando il vlog di ieri. Anche se sono in straritardo perché sono già quasi le 5. Infatti il sole sta scendendo. Non so se lo vedete. Eccolo lì. Poi mi riaccendo qua il mio magico diffusorino. Ecco che esce il suo vapore. Dai, quanto è figo! Io vi giuro, lo amo. Proprio best acquisto di fine anno. Devo ancora farmi la doccia, ovviamente. Spero di riuscire stasera a mettermi a fare il post che vi dicevo e anche il mini video, perché vorrei fare sia la foto sia il mini video. Però mi sono scordata che devo anche portare questi pacchetti. Quindi ora finisco di editare il video. Porto i pacchetti, mi faccio la doccia e poi passo al make-up. Sto andando a portare i pacchetti di Vinted e volevo farvi vedere il tramonto perché, ragazzi, allora, una delle mie cose preferite nel mondo sono i tramonti, cioè proprio mamma mia. Infatti, se mai dovessi comprare una casa mia e non avessi la vista sul tramonto, cioè no, passo direttamente. Quindi assolutamente, se riesco a beccarvelo, perché adesso sto andando in un posto che è un po' più in alto rispetto a dove abito io. Cioè, io vorrei che si capisse la bellezza di tutto ciò, ma non si vede bene. Cioè, non si vede bene. Letteralmente, se mi chiedessero dove vorrei, che ne so, che mi facessero la proposta di matrimonio, o dove vorrei passare gli ultimi minuti della mia vita, cioè direi assolutamente tramonto sul mare. Per sempre, proprio best spot del mondo. Poi, a seconda, no, del tempo, del clima, della stagione. Cambia completamente, ma io guardo il tramonto tutti i giorni, tutti i giorni. Infatti penso di avere una cartella sul telefono. Potrei tranquillamente fare un tramonto al giorno per tutto l'anno. È veramente la cosa, anzi la seconda cosa più bella che hanno mai visto i miei occhi. Che romantica. Comunque se sentite ti, è sto coso qua della macchina. Ho un po' paura di entrare nel negozio così, perché non vorrei che mi scambiassero tipo per un ladro. Sapete quando entrano questi hanno rapina, dammi tutto quello che hai in questa sacca. Non vorrei mai. Però vabbè, se ne faranno una ragione. Meglio questo che i capelli. Meglio questo che i capelli. Rimarrò in modalità incognito perché non me la sento di togliermi questo cappuccio. Vi ricordate i famosi capelli che ieri erano rimasti nella bacinella con la maschera? Ecco, stanno ancora qui. Ma non tutti, perché prima, stamattina, quando sono andata in palestra, ne ho fatti alcuni che si sono anche quasi già asciugati. Il problema è che li ho lasciati sul termosifone e non sulla stampella o gruccia, insomma, come in realtà poi andrebbero messi. Però sono tornati belli, splendidi, lucenti.
Quindi ora mi devo mettere ad aprire tutte le fasce, che ovviamente sono tutte tagliuzzate perché, come ben sapete, insomma, le avevo in testa, e capire come metterle, perché sì, metterle sulla gruccia, ma visto che hanno tutte misure diverse, come le metto? Questo è interessante, Ilaria, non l'avevi percepita questa cosa, questa differenza? No. Comunque sappiate che quando qualcuno inizia a parlare in terza persona vuol dire che ha raggiunto veramente il picco massimo proprio di qualsiasi cosa. Vedete un po' voi. Quindi sì, sono molto contenta di come sono venute, perché si sono riprese belle. Poi vedete, queste praticamente sono lisce ma mezze ondulatine, proprio di base, perché io ovviamente, ripeto, le ho lasciate così e sono venute, vedete, mossine. E poi ovviamente quando avrò tempo, non lo so, magari stanotte, tra una cosa e l'altra, perché poi c'è pure Masterchef stasera, mi metterò a districare quelle. Sono pronte per un eventuale riutilizzo. Per ora le appenderò tipo tutte così da una parte. Non è proprio giusto, però meglio di niente. Tra l'altro devo ancora continuare a vedere il drama che stavo vedendo l'altro giorno. Non ho più avuto tempo di farlo. Che uno dice: lavora a casa, non fa niente. Non è vero, cioè non è vero. Sapete cosa è stata una delle fortune di questo Covid, tra virgolette? Che la gente ha iniziato a lavorare a casa e ha iniziato a capire che si può lavorare anche a casa. E quindi il lavoro che facciamo anche noi non è proprio tipo, sai, non fai niente perché stai a casa, ma lavori, sto per dire. Comunque guardate quanti! Madonna, che belli. Io ho un'ossessione per i capelli, lo so, però vorrei che i miei fossero così. Non di dovermi mettere le cose finte in testa, finte insomma, le cose in più in testa, ecco. Erano comodissime queste qua ad anelli, però non lo so. In realtà dovrebbero esistere altre tipologie di extension più comode degli anelli ancora. Cioè gli anelli sono comodi, ma ancora più comode, tipo a fascia adesive, però poi c'è la colla che sta sul capello. Cioè, casino, casino. Cioè non troveremo mai una via di mezzo. Quindi lasciamo crescere i nostri. Io penso di non aver mai passato più di un mese e mezzo barra due senza tingere, decolorare o tagliare i capelli, quindi sarà una sfida per me. Però mi sono detta, l'anno prossimo io ho tre obiettivi principali, ok? Aggiungere anche la cosa di far crescere i capelli è fattibile. Non vi dirò i miei obiettivi in questo video, ma ve li dirò domani, perché ovviamente è l'ultimo vlog e quindi c'ha più senso farlo, se mi ricorderò di farlo, ovviamente. Ah, tanto devo editare questo video, quindi me lo ricorderò per forza. Vedete che la mente, il cricetino qua dentro lavora, lavora. Prima di mettermi a fare il make-up, mi vado a fare una merenda veloce. Devo solo togliermi le scarpe, che ancora stavo con le scarpe, e mettere il burro cacao, che lo sapete io soffro tantissimo di labbra screpolate. Cioè non è possibile, ma perché? Sono le 7:20. Oddio, aspettate, con I Need You Girl nelle cuffiette non era fattibile parlare. Mi sto facendo le verdure per stasera. Taratatam. Guardate, belle fumanti. Come al mio solito è cipolla con verdure. Quando vi dico che io sono nata nel posto sbagliato, intendo tutte queste piccolezze, tutte cosine. Dopo un tempo che sembra infinito, ho appunto finito di snodare tutte queste estensionine. Vedete, le avevo messe sul termosifone così. Prima erano spenti, adesso sono un po' accesi. Dovrebbero anche asciugarsi prima in teoria. Qui ho messo le altre che sono appunto già asciutte. Guardate che bella composizione, proprio rock and roll, senza un mignolo, vabbè. Cioè ultimamente proprio lo scatafascio, ragazzi, lo scatafascio. Ho pulito tutto qua sopra perché ho fatto un casino, cioè c'era crema, maschera ovunque. Tutto ciò, ho ancora le cuffiette, quando le tengo per tipo più di un'ora mi comincio a sentire ovattata. Però vi devo far vedere una cosa, guardate che carino. È troppo bello il mio diffusore. Cioè guardate. Cenetta di oggi alla bellezza delle 9:20. Chi c'è qui? Chi c'è qui? Brutto, appiccicoso. No, brutto no, brutto no, brutto no. Oggi pomeriggio stavo cercando delle foto per dei capodanni passati e alla fine mi sono persa a guardare tutti i video e le foto di quando i cagnolini erano piccoli, perché io mi salvo poi e praticamente la qualunque. Penso se aprite i miei hard disk c'è il mondo, c'è il mondo. E quindi niente, ho rivisto Ami piccolino.
dimostrazione o c'ho qualcosa da mangiare più che altro. Brutto fetente che non sei altro. Ora andiamo a vedere MasterChef. Siamo pronti? Ah sì? A vedere MasterChef. MasterChef finito. Adesso me ne vado a letto, non so neanche dove sono perché non ho visto. È mezzanotte e 20. Tra l'altro ho cambiato il mio sfondo. Ho trovato questa foto che è bellissima. Non mi chiedete dove le trovo perché su Pinterest, ma mi si aprono da sole. Cioè, adesso facciamo una prova in diretta, vi faccio vedere. Apro Pinterest. Ok, avete visto qualcosa di diverso? No. Questa è bellissima, questo sfondo tipo viola. È stupenda. Comunque, detto ciò, il cagnolino è già pronto. Stavo girando il bordo del letto, diffusorino acceso. Devo solo cambiare il pannolinino di Icy, che sento che ci sta facendo qualche bisognino. E poi me ne vado a dormire. Domani, ultimo giorno di quest'anno. Poi vedrete sicuramente appunto questo video, quindi vi auguro già buon anno. Poi ovviamente ci sentiremo anche domani, quindi vi mando un bacio. Ciao!